Benissimo, ringrazio Ugo Moreno della regia di Modena questa sera di turno per la linea, perché abbiamo un aggiornamento delle notizie importante alle 20.14, quindi dopo Istria Oggi nuovamente in diretta con questo aggiornamento Radio Saius TV informa, perché c'è stata una enorme voragine a Roma. Praticamente dalle 18 circa le squadre di soccorso stanno intervenendo in via Livio Andronico, nel quartiere, ma la notizia è arrivata proprio in questo momento qua, la sto leggendo per la prima volta insieme a voi. Dunque, ricapitolando, dalle 18 le squadre di soccorso stanno intervenendo in via Livio Andronico nel quartiere romano della Balduina per una mega voragine stradale. Sul luogo ci sono delle squadre di vigili del fuoco e dunque nella voragine sono cadute, pensate, alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Secondo quanto si apprende, una parte del costone stradale sotto il quale era presente un cantiere ha ceduto. Fortunatamente non ci sarebbero persone ferite. Vediamo se abbiamo qualche altra notizia dunque di aggiornamento, perché ce ne sono. In effetti si registra una forte nevicata sul Vesuvio, si parla di auto bloccate, dunque vediamo di capire un attimo. Dunque una forte nevicata sul Vesuvio, proprio all'improvviso, ci sono delle auto di turisti bloccati a circa 1000 metri di quota. Squadre di soccorso inviate dalla Protezione Civile Campana hanno riportato in salvo turisti e automobilisti bloccati. È da questa mattina che pioggia e neve flagellano anche la Bellinese e i Monti Alburni, con ulteriore calo della temperatura. In Sicilia ANAS ha predisposto attività antineve sulle statali regionali interessate dalla perturbazione, il cui culmine sarà questa notte. Ecco, una perturbazione, da come si capisce, che sta colpendo la parte tirrenica della nostra penisola. Dunque non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda la voragine, la grossa voragine che si è aperta a Roma, alla Balduina. Ricordiamo che sono cadute alcune autovetture per diversi metri, si parla per circa una decina di metri. Lì nelle vicinanze c'è anche un cantiere aperto, fortunatamente non si segnalano feriti e attualmente la strada è chiusa al traffico. Bene, è tutto. 20 e 17, ricordo, Radio Saiu TV è la vostra linea diretta con informazione. Buonasera, appuntamento alle 22.